Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi l'assessora Gaia Romani, che ci parlerà del forum della partecipazione del Comune di Milano, che si terrà da lunedì 19 a mercoledì 21 giugno presso Mosso Milano, in collaborazione con Scuola di Giornalismo Walter Tobagi e l'Associazione della Cultura Effetto Larsen. Intanto, buongiorno. Allora, ci può parlare dell'evento? Assolutamente. Il forum della partecipazione lo abbiamo organizzato perché già da un anno e mezzo stiamo lavorando con tante associazioni e comitati su percorsi di partecipazione che sono tra i più vari. E in questi anni il Comune di Milano ne ha realizzati tanti. Pensiamo ai dibattiti pubblici, all'Assemblea Permanente per il Clima e a tante altre iniziative che sono state realizzate. Questo forum si pone l'obiettivo di cercare, all'interno di un percorso che stiamo portando avanti per cercare di capire quale può essere insieme la governance della partecipazione a Milano, come poter migliorare tutti questi aspetti, questi temi, per cercare di realizzare un'amministrazione condivisa e anche che cosa significa secondo noi amministrazione condivisa. Ci sembrava bello e utile che l'assessorato alla partecipazione creasse un momento proprio partecipativo sulle sue politiche. E parlando di partecipazione, a chi si rivolge questa partecipazione? La partecipazione si rivolge a quella che noi definiamo la comunità della cittadinanza attiva, innanzitutto, quindi associazioni, fondazioni, mondo del privato e del privato sociale, università che studiano questi temi e che hanno voglia o già da tanto tempo si impegnano per cercare di, da un lato, coinvolgere le proprie comunità locali, ma anche per cercare di non soltanto accompagnarle e parlare con loro su che cosa si può migliorare nel rapporto che hanno con l'amministrazione, ma anche quello soprattutto di capire insieme come arrivare a chi ancora non partecipa e a chi manca. Ovviamente queste sono domande molto alte che si pongono all'interno di un contesto che è un contesto in cui la democrazia ha perso parte della sua forza e in cui a Milano la domanda all'ordine del giorno è come possiamo conciliare una crescita economica con il contrasto alle disuguaglianze e cercare di non aumentare quelle che sono le distanze tra cittadinanza e istituzioni. Quindi direi che si rivolge a tutti, a grandi, piccini, a esperti della partecipazione, quindi cosiddetti addetti ai lavori, ma anche a persone che non hanno mai sentito parlare di politiche partecipative. Proprio per questo si trovano nel programma del forum, che si può trovare sul sito del Comune di Milano, tanti eventi diversi pensati anche per target diversi. Quindi avremo per esempio un panel dedicato proprio agli strumenti che l'amministrazione si è data in questi anni per permettere la partecipazione dei cittadini, ma poi avremo anche dei workshop aperti a chi non ha mai partecipato ma vuole con noi affrontare le sfide della sostenibilità, dell'inclusione delle comunità e della rigenerazione dello spazio pubblico. Avremo poi anche diversi dibattiti e talk serali in cui affrontare il tema di che ruolo può giocare il giornalismo per stimolare le persone alla partecipazione. Avremo anche un appuntamento il 21 giugno mattina dalle 10 in cui tutta la giunta e la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi racconteranno i progetti partecipativi che stanno avviando e anche chiederanno e si confronteranno con la cittadinanza su che cose, su quali obiettivi c'è bisogno e l'esigenza di essere ascoltati di più o di dire di più la propria opinione. E quindi come si fa a identificare le persone che mancano alla partecipazione e come si fa ad includerle? Allora, intanto dobbiamo partire da un approccio che si basa anche sui dati, quindi il Comune di Milano in parte ha tracciato in questi anni le persone che hanno preso parte per esempio ai bilanci partecipativi, al dibattito pubblico, quello più recente, pensiamo a quello sullo stadio. E questi dati ci dicono che ci sono dei luoghi della nostra città e dei target di persone che non partecipano e questo ci permette poi di indirizzare le nostre politiche in una maniera che sia anche più indirizzata a quelle persone che
esprimono una voglia di partecipazione, ma magari non hanno mai attivato un dialogo continuativo con l'amministrazione. In parte pensiamo ai giovani che oggi cercano di avanzare i temi che gli stanno a cuore, per esempio i temi che riguardano la crisi climatica, i temi legati ai diritti civili e sociali, il tema della casa, ma che molto spesso magari non hanno luoghi o non conoscono i modi in cui possono entrare in contatto con le istituzioni e proporsi o proporre delle informazioni o proporre un nuovo modo di fare informazione o proporre delle occasioni di confronto. Ok, e quindi qual è l'obiettivo di questo evento? L'obiettivo di questo evento, che in realtà ci piace pensarlo più come un progetto, questo è un progetto che si inserisce all'interno di un percorso che noi stiamo facendo per cercare di capire come poter creare una vera e propria infrastruttura della partecipazione. Quando pensiamo a un'infrastruttura, pensiamo sempre a un edificio, a un impianto. In realtà le reti, in un certo senso, che in questi anni a Milano sono nate e si sono create, possono essere rese più visibili, più leggibili e anche più efficaci nel loro modo di agire e di arrivare ai territori. Quindi l'obiettivo che noi ci poniamo in questo forum è inserirlo all'interno di un lavoro di analisi e di valutazione che noi abbiamo già iniziato e che condivideremo in apertura del forum con un paper dedicato a dare un po' una restituzione non soltanto di quello che è successo in questi anni, ma anche di che cosa ne hanno pensato le persone con cui abbiamo realizzato dei laboratori di valutazione, per esempio di come è stato secondo loro, di come valutano le iniziative di partecipazione del comune di questi anni. Metteremo questo documento in discussione. E a partire da questo documento si svilupperanno i dibattiti di questi 3 giorni. Alla fine di questi 3 giorni, tutti i contributi, le idee, gli spunti che emergeranno entreranno a fare parte di questo documento, dal quale l'obiettivo è quello poi di trarre degli scenari e uno studio poi di fattibilità su quella che vuole essere la nuova governance della partecipazione a Milano. Quindi per concludere possiamo ricordare le coordinate per partecipare a questo progetto e magari mandare anche un messaggio alle persone che ci seguono per partecipare? Assolutamente. Dunque, intanto le coordinate dell'evento sono che ci troveremo dal 19 giugno al 21 giugno al forum della partecipazione che si terrà in via Mosso 3, a 2 passi dal Parco Trotter, in un progetto, in una realtà bellissima che di per se stessa, come dire, nasce e contiene nella propria azione quotidiana i valori che noi ci diamo, che sono appunto i valori di impegno, di cittadinanza attiva. E ovviamente l'auspicio è che le persone vengano a dirci come vorrebbero essere coinvolte di più. E quindi il messaggio che noi lanciamo è che la partecipazione, per essere davvero tale, è importante che sia condivisa dalla comunità. Dobbiamo decidere insieme che significato dare alla partecipazione e che cosa insieme intendiamo per amministrazione condivisa. Quindi solo con tutte le intelligenze, le disponibilità, le idee e anche le critiche, dei cittadini e delle cittadine milanesi possiamo tracciare un percorso comune che possa migliorare quel dialogo continuo e costante che vogliamo incentivare attraverso questo forum. Quindi ci auguriamo che partecipino e ovviamente saremo molto grati e felici di conoscere e di ringraziare poi anche personalmente le persone che ci saranno. Un'informazione importante è che tutti gli eventi avranno anche la possibilità di essere, cioè saranno tutti tradotti anche con degli interpreti della lingua dei segni e saranno coordinati e gestiti da facilitatori esperti. Quindi con questo messaggio invitiamo tutti a partecipare appunto a questo forum della partecipazione e ringraziamo molto l'assessora Gaia Romani di aver partecipato al nostro collegamento. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. A presto. Ciao.